Sono una personaggia pubblica della televisione. Dai, veramente. Nel senso che faccio il pubblico televisivo. Ah, ecco, o uno questo. Deve guadagnare qualcosa. No, ma perché non c'è niente di male? Anche questo. Sì, sì, sì. Io non ballo, non recito, non canto e guardo. In televisione. Lunedì verdetto finale. Sì. E faccio le domande agli imputati. Ecco, poi. Martedì l'eredità e sbatto le mani. Sbatte le mani. Sbatte le mani. Sì. Mercoledì chi l'ha visto? Dice non c'è il pubblico, faccio le telefonate da casa, però faccio le segnalazioni, vedo tutti quanti. Oh, vabbè, dai. E poi quando non li vedo telefono e dico non vi preoccupate, state tranquilli che mio marito sta sempre qua. Quando se ne scappa ve lo faccio sapere. Vabbè, e lo cercate. E lo cercate. Sì, sì, sì. È un lavoro difficile, però per chi vuole intraprendere questa carriera io tengo un corso. Ah, pure? Di meno. Assisti che Dio ti assiste, questo è il corso che tengo io, e per chi vuole approfondire l'argomento c'è un libro che si chiama Emozioni a mezzo busto, che ho scritto io. Mezzo busto. È mezzo del pubblico, a mezzo busto. È mezzo busto, certo. Io tutto mezzo. Tutto mezzo, lo so. Vabbè. Questo libro c'ha una particolare prefazione di Barbara D'Urso. Ah, la regina. Ci ho insegnato io a piangere a Barbara D'Urso. Beh, bravissima allora. Sì, poi dice è diventata presentatrice. Ma io ci ho insegnato da qua a qua. Da qua a qua era professionista di suo. E non proprio. Devi dirle ste cose. Già laureata proprio, non ci ho messo le mani là. Non ci ho messo le mani là. Sei, comunque ci vuole un particolare insegnamento per fare il pubblico televisivo. Anche un corso di portamento. Di portamento? No, non è che devi camminare perché tu fai il pubblico televisivo e stai seduta. No, portamento è quello che ti ha portato. Ah. Prima cosa, panina. Sai, una giornata fuori casa, quella è molto. Seconda cosa, il cuscino, perché se sono come me non entrano nell'inquadratura. Perché tira su. E stiamo stava a casa, se non mi vedo. No, è certo. Terzo oggetto, jolly, per dire a quarto grado mi porto di solito il corno. Beh, perché è meglio trasmissione a rischio, giustamente. Lo sguardo di Salvo Sottile. No, vabbè, cioè non lo fa più lui comunque adesso. No, adesso fa. Fa un'altra cosa, un'altra cosa. Però porta sfiga comunque, quindi è sempre meglio. Uguale. Esatto. Sempre il corno mi porto. Sì. E poi invece quando vado dalla Clerici, e lì mi porto brioschi. Perché ma devi. Ma non per digerire quello. No. Per digerire la Clerici tengo un po' stomaco. Ma lascia fare, ma sempre cattivaglia con queste pare donne, dai. No, è una cosa che è indecente. Poi ci sono trasmissioni in cui uno si diverte, per esempio ci sta quello con tutti quei comici, come si chiama? Servizio pubblico. Non è una certe cosa di. No? Oddio, non sono comici quella. No, oddio, non sono è proprio. Politici. Insomma, sì. C'avevi il dubbio, ma non si capisce più niente. Non capisco politico, non capisce niente. C'aveva un dubbio, va bene. E poi ci sta una trasmissione che mi paghi il doppio. E quali sono? Paverissima. E che fai lì? Io rido pure sulle battute della Uzi, poi io ci vuole lo stomaco. Quindi se volete venire al mio corso, io sto qua, ragazzi. Venite al mio corso, assisti che Dio ti assisti. Allora, c'è questo corso che si vuole iscrivere così per magari. Per fare il pubblico televisivo, quello pubblico è un mestiere sicuro. Poi io, lì. E quello è un mestiere perfetto. Va bene, allora ci andate a questo corso. Ragazzi. Ho fatto un applauso, signora. No, gli applausi sono sbagliati, vedi, signor si stanno riprendendo. Un applauso. E facitelo buono, però fatelo bene. Oh, senti, a questo punto siamo arrivati. 50 euro. Che cosa? No, sono rimasta d'accordo, ci devo dare una cosa. 50 euro è troppo. E smetti là di fare queste cose. Siamo alla fine della serata praticamente. Ah. Manca l'ultima esibizione.